Un anno e un secolo, eppure l'intramontabile fascino della lirica in arena non perde in smalto ed eleganza. Novità in cartellone con la nuova produzione di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, firmata dal maestro Pierluigi Pizzi. Produzioni rinnovate come la nuova futuristica versione di Aida nell'allestimento della Fura de Spaus, ma anche la riproposizione dell'Aida del centenario nella sua edizione storica curata da Gianfranco De Bosio hanno contribuito a un bilancio di successo per l'edizione 101 del Festival Areniano. Il festival del nuovo secolo, come è stato definito, 54 serate di grande opera premiate dal pubblico, pur tra le bizze del meteo che spesso ha provocato ritardi e in qualche caso lo slittamento delle serate. Nonostante questo, l'incasso finale è stato di 23 milioni e mezzo di euro. Un trend positivo rispetto al 2012, con più giovani sugli spalti dell'antico anfiteatro, che così può permettersi di guardare con ottimismo al futuro, nonostante la crisi si faccia sentire anche a queste consolidate latitudini. Il Festival Lirico non ha però lesinato sulle produzioni, con nomi di grande prestigio e levatura sia tra gli interpreti che tra i direttori d'orchestra, e questa linea della qualità ha premiato al botteghino, traducendosi in biglietti staccati e apprezzamento generale del pubblico. E apprezzatissima, nell'anno del suo primo secolo di rappresentazione all'Arena di Verona, è stata la Carmen di Bizet nell'allestimento cinematografico di Franco Zeffirelli, con l'anfiteatro gremito per la prima e un secondo sold out giovedì 7 agosto. Pienone da record anche per le serate speciali con Placido Domingo Cantaverdi e Roberto Bolle and Friends, un'accoglienza degna di queste grandi star. Bene la prima volta in arena anche dei Carmina Burana, innovazioni che hanno portato in arena un pubblico più giovane con molti under 30, soprattutto nelle serate di Aida per entrambi gli allestimenti, ma anche per Turandot e Madama Butterfly. Presenze internazionali con il pubblico per un terzo composto da italiani, Italia al 33%, e molti arrivi da Germania e Gran Bretagna, ma anche dagli Stati Uniti, Paesi Bassi e Russia. Insomma, la magia dell'opera nel teatro all'aperto più grande del mondo rimane inossidabile.